c'è questo bellissimo sottofondo di uno di noi, uno di voi, Alberto Fassina, che mi ha dedicato questa improvvisazione che mi piace tantissimo. E allora ho pensato di leggervi un'altra delle mie poesie d'amore. Sì, quel libro che non esiste, che si chiama Passion, nel senso di passione ma anche di sofferenza. È un libro di poesie dedicate all'uomo, dalla donna, che ritraggono un po' tutte le varie situazioni in cui la donna si trova nei confronti di un uomo oppure nei confronti di diversi uomini. Qui questa poesia in specifico è nei confronti di un uomo la cui mente è troppo piena di idee, di pensieri, troppo distratta, troppo altrove, e allora la donna percepisce la sua potenza di seduzione come una revanche. Gli dice in pratica: sei mio, io saprò io come fare. Vediamo. Si chiama Mente nemica. Tu non mi ucciderai, mente nemica. Tu non mi domerai. Il mio corpo sarà di sirena, le mie ciglia si allungheranno, i miei occhi, come pozzi di luce, lo inonderanno. Mi basterà un secondo e sarò un'adolescente sinuosa. La mia voce sarà tiepida acqua e bagnerà ogni piega del suo corpo. Se fuggirà lontano, dovunque vedrà l'ignoranza, rimbalzerà come una mosca impazzita nella scatola dei sé e sarà estenuato e vinto. Io sono qui, ferma, in eterna azione, e me la rido compassionevole sul terrazzo assolato, mentre tu, mente, scappi via, credendo di doverti difendere, di potermi sfuggire. Il tuo finto silenzio è un'orgia di parole e di desideri. Il mio vero desiderio è silente. Il tuo no è bugiardo, perché non hai alcun sì. Lui può starmi lontano e negarsi, temermi, mentire e ridere con altri, ma sarà solo un altro sogno e nella realtà sarà vicino al mio cuore, vicino al mio sforzo, vicino alla mia vita. Thank you.